Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 24esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, prima di cominciare, come al solito, volevo fare un saluto a uno dei nostri nuovi iscritti, che è Nicola Dorsi, che mi ha fatto molti complimenti e volevo ringraziarlo personalmente di questo. Grazie Nicola e ciao! Mi raccomando, segui le puntate, mi raccomando, che ti controllo! No, scherzo. Allora, cosa faremo in questa puntata? In questa puntata, ragazzi, faremo un nuovo tipo di generatore. Un generatore che è molto comune in quasi tutti i modpack ed è il generatore ad energia solare, quindi un pannello solare, semplicissimo un pannello solare. Allora, vediamo il crafting che è davvero molto semplice, cioè semplice, un po' lungo ma semplice, e poi spiegherò ovviamente il funzionamento. Allora, il pannello solare. Allora, scriviamo solar. Eccolo qui. Non faremo questo qui avanzato per il momento perché preferisco farne un paio di questi qui normali e poi dopo faremo una puntata dove faremo quelli avanzati. Perché se non sbaglio, quelli avanzati necessitano anche del trasformatore. Vedremo un pochettino. Comunque, per il momento ci fermiamo al solar generator. Solar generator, cos'è necessario per il solar generator? Innanzitutto vediamo che ci sono due nuovi items che noi ancora non abbiamo craftato, ossia, vabbè, ovviamente il solar panel, che è, secondo me è sbagliato, si dovrebbe chiamare solar cell, perché quella è una cella solare, non è un pannello solare. E poi l'energy tablet, che non è un tablet di quelli della Samsung o della Apple, ma è una specie di batteria portatile, che uno quindi si può portare dietro questa batteria e utilizzarla. Quando e come si vuole, almeno credo a quanto ho letto sui vari siti online. Craftiamo per prima cosa il solar panel. Allora andiamo subito al nostro tavolino qua da picnic. Allora, i solar sono la stessa cosa. Voilà. Si craftano semplicemente con tre pezzi di vetro, con tre lastre di vetro, due di redstone, una di enriched alloy e tre platinum ingot. Allora, platinum ingotti di platino, li facciamo prima gli ingotti di platino. Allora, dobbiamo farne 3, quindi già ce ne sono 9. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di redstone. 3, 6, 9 ce l'abbiamo pronti. Poi ci vuole il ferro. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 praticamente. Va. Ok, e ci siamo. Ok, come notate in quella cassa io tengo già tutto pronto per fare il crafting nei video, quindi craftiamo subito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sì, 4, 1, 2, 3, oh! 1, 2, 3, ah, so contare ancora bene. E sì, cosa sto craftando? Cosa sto craftando che devo fare prima l'enriched alloy? Enriched alloy, ho detto! Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Schiaffiamoci dentro l'iron eye. Vabbè, ma perché non dico lingotte di ferro? Tre lingotte di ferro e abbiamo tre enriched alloy. Ora possiamo craftare il solar panel. Allora, 1, 2. Cioè, sono un po' raffreddato, ragazzi. Non so se si sente dalle mie tirate di naso. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Voilà, abbiamo tre solar pa. Ah sì, pensavo che non erano staccabili. Sì, staccabili, vabbè, che se ne possono mettere uno sopra l'altro. Non capitemi male, ragazzi. Ok, ora dobbiamo craftare il solar generator. Ah, ecco, l'ha chiamato solar generator, solar panel. Chiamare questo qua solar panel e questo qua solar cell è veramente difficile. Ok, dobbiamo fare altri due enriched alloy e. Ah no, facciamo subito l'energy tablet, così almeno ce lo togliamo subito davanti. Energy tablet abbastanza costoso, come d'altronde anche i tablet in realtà, ragazzi, costano un pochettino. Allora, 3 di oro, 2 enriched alloy e 4 redstone. Mi sa che con la redstone mi sono fatti i calcoli male. Va bene, comunque fa niente, tanto ce n'è di redstone. Dobbiamo fare 2 enriched alloy. Sì, e senza redstone ne faccio veramente tanti enriched alloy. C'è una cosa, mi prendo tutto e facciamo prima. Allora, 2 enriched alloy. Vediamo un po' se mi ricordo il crafting, ragazzi. Come noterete, io sto facendo dei progressi veramente da giganti. Ricordarmi crafting veramente non è da me. Magari non so neanche io che faccio i video, andiamo a vedere. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ecco qui un energy tablet della Samsung. Allora,
Mettiamo qua, ogni riferimento a marche è veramente casuale. Samsung è una cosa inventata, quella inventata io, non esiste nella realtà, eh. No, vabbè, scherzo. Allora, e poi dobbiamo, secondo me lo ricordo adesso, ok, adesso però me lo ricordo. Bisogna fare due erice ad alloy di nuovo. Ci sto anche con la redstone, ragazzi. È grave la faccenda, mi sono fatti i calcoli anche bene. Allora, vediamo un po' se ci arrivo a testa. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un ferro qui. E due dusty platino qui. Addirittura, ragazzi. Solar generator, ecco qua. L'abbiamo subito fatto, craftato. E scommetto che è notte. Perfetto. Perfetto. Come al solito, devo provare una cosa e non posso provarla. Vado a dormire. Ta-ta-ra. Perfetto. Che ci sono fuori che stanno morendo lì? Creeper, creeper vari. Zombie, cosi, cattivi. Dai, levati sotto il vano bianco. State morendo? Perfetto, è importante che non venite a scassare a me. Allora, io qua ho fatto un tombino, ragazzi. Ho fatto un tombino. Vabbè, dai, è un tappo. No, mi sto girando perché non vorrei che mi trovo qualche creeper alle spalle e non sono voglia di rifare la casa. Allora, ho fatto una specie di tombino. Perché qua ci ho fatto arrivare. È caduto giù, no, no. Ehi! Ah, ok, mi sono spaventato. Allora, qua praticamente questo cavo qui è quello che praticamente va alle batterie, alla batteria giù di sotto, che penso sia anche carica. Allora, piazziamo. Chi è che sta? Ma vabbè. Piazziamo il pannello solare. Allora, dovrebbe avere un'uscita sola, che dovrebbe essere questa qui. Eccola qua, sì, questa qua è l'uscita. Quindi possiamo co collegarlo tranquillamente con i cavi normali. Tanto qua ci camminano i mob, saranno cazzi suoi. Niente cavoli loro, scusate, ho sbagliato. Però non so se in realtà c'ha altri ingressi. Vediamo un po' se si collega da altre parti. No, quindi quello lì dovrebbe essere l'ingresso giusto. Ora andiamo a consumare un po' con i mate con Vediamo un po' se carica la batteria. Ah, ragazzi, se cliccate col tasto destro sopra il pannello solare. Ah, ecco qua, si sta già producendo. Perfetto, funziona. Funziona, funziona. E si sta scaricando perché non carica qua. Praticamente, adesso vi spiego. Stavo facendo, stavo, scusate, stavo pensando ad alta voce. Dicevo, se noi premiamo col tasto destro sopra al pannello solare, è come se fosse una mini battery box. Vi spiego il perché. E questa linea che c'è qua di fianco è praticamente la linea, ecco, che adesso sta caricando, significa che giù di sotto si è caricata la battery box o qualcosa che stava consumando, come ad esempio l'hydrogen, l'electrolytic separator o la pompa. E questa linea qua sta a indicare la carica dell'energy tablet che c'è dentro il pannello solare. Ecco perché serve l'energy tablet. Tanto che se noi mettiamo qualcosa qua dentro a caricare, si carica scaricando questa barra qui. Quindi è come se fosse una micro batteria che praticamente e carica attraverso il sole. Qua viene indicata quanta corrente tiene, penso che ne tenga 100 kJ. E questo indicatore qua indica che c'è il sole, quindi sta funzionando. E la stessa cosa di quello che c'è scritto qua, sun true. True, vabbè, quello. E 120 volte invece la tensione d'uscita. Bene, mi sa che è una giornata perché avevo letto che era in uscita 64 volte. Bene, ancora meglio perché così almeno non abbiamo bisogno di, né di trasformatore né di niente, è perfettamente così. Ah, ecco sì, 96, vabbè, dai, come se tenesse 100 kJ. Comunque produce abbastanza, ragazzi, perché è salito veramente abbastanza velocemente. E abbiamo capito che funziona dal fatto che si scaricava inizialmente, che non caricava. Ed è una cosa che, ragazzi, utile, mi piace. E mi piace davvero e penso che ne farò ancora un bel po' di questi pannelli perché servono. E magari in una prossima puntata vedremo anche. In una prossima, non nella prossima, non lo so ancora. Vedremo come funziona, come fare il pannello solare avanzato. Ok, volevo farvi vedere. Quindi, per quanto riguarda il pannello solare, quindi per chi vede questa puntata per la prima volta, io ho concluso. Invece, per tutti gli altri che seguono, o comunque chi vuole iniziare a seguire, volevo farvi vedere degli aggiornamenti che ho fatto al rifugio. Allora, scendiamo giù. Perfetto, mi lancio. Allora, cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Ah, ragazzi, c'è anche un aggiornamento per la crowbar. Quindi, se state seguendo, c'è anche un aggiornamento per la crowbar.
E qua c'è un mocciolo che sta saltando qua dietro, sicuro. Cosa ho fatto? Ho scavato ancora un po' in giù. Sono arrivato allo stesso livello praticamente che avevo nell'altra miniera. Perché? Perché praticamente non avevo voglia di andare fino a laggiù ogni volta, fino all'altra miniera per andare a scavare. Quindi ho deciso di fare qua tutto quanto col tunnel bore. Oh, da quando io sono arrivato qui, ragazzi, sto trovando un casino di diamante. Eccolo qui, che per il momento lo lascio qua, che è meglio. Adesso il mio tunnel bore è lì, è laggiù fermo. Con la cassa dietro, ovviamente. Sì, è qui fermo, basta. Ok, e quindi qua sta continuando. Ho trovato un casino di diamante. E una cosa invece sulla crowbar, ragazzi. Adesso poi vi faccio vedere altre cose. Sì, non ce la sto facendo più col respiro, ragazzi, se avete notato il mio rialzamento di note, vabbè, come si può dire. Allora, un'altra cosa sulla crowbar. La crowbar, ragazzi, non serve solo a queste cose qui, diciamo, unire i carrelli o utilizzarli per altri scopi, ad esempio su altri tipi di binari speciali, ma può servire utilmente, ovviamente, sì, l'italiano perfetto, può servire veramente a molto, perché ad esempio se noi togliamo i binari, che ne so, vabbè, col piccone ancora, però se li togliamo a mano, ci mettiamo un bel po', ci mettiamo a toglierli. Con la crowbar, ragazzi, guardate, li toglie veramente a una velocità veramente, veramente, veramente veloce. E quindi questa qua è l'aggiornamento sulla crowbar che ho scoperto. Sì, lapislazzuli e tutto il resto. L'unica cosa è che adesso sono un po' a corto di carbone, devo andare a trovare un po' di carbone in giro. Quindi poi quando ci servirà, sapremo che qui... Qua ci serviranno, sapremo che qui ci sono dei diamanti e non volevo prenderli perché, come noterete, sotto al ferro c'è la lava, quindi qua un po' lunga da fare, devo un po' sistemare per bene, prima, per evitare di farmi cadere nella lava. Stessa cosa qui, ragazzi, altri diamantozzoli. Quando ho fatto il tunnel principale ho trovato altri diamantozzoli. Allora, e poi soprattutto qua una bella sporgenza, un bel balcone mi ha fatto. Ho trovato qua, non so se è un pezzo di miniera, non ci sono ancora andato, ragazzi. Oro! Bene, 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 bene. Bene, l'oro, bene, ci serve. E sopra c'è ancora un altro pezzo di sempre di miniera. Ci ho messo solo due torce, questa e quella, per evitare di far scendere mob. E ho preso un po' di carbone qui perché mi serviva. E questa qua sicuramente la andremo a esplorare insieme. Qua altre novità ci sono, non so se... Sì, qua ci sono altre novità che praticamente mi sono andata ad unire a un tunnel, al primo tunnel che abbiamo fatto nella prima puntata del tunnel bore. Se vi ricordate, intanto qua mi fischiano i messaggi. Se vi ricordate, questa qua era il primo tunnel e ci siamo uniti. Bene, quindi sta a significare che siamo all'altezza giusta. Allora, altre novità da dirvi, per il momento non ce n'è. Sicuramente, sicuramente nella prossima puntata vi posso già annunciare che faremo qualcosa di davvero fighissimo che ho già ho studiato. E se ce la faccio con i materiali che non ho visto bene, sicuramente nella prossima puntata lo faremo. Ma ovviamente, come al solito, non ve lo dico, ragazzi. E ciao a tutti, ragazzi, da Mr. Tyke. Ah, oh, no, aspetta. Oh, che ciao! Devo dire ancora la mia ultima cosa, devo dire. Allora, ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto come al solito non mettete non mi piace, ma commentate e commentate, dite non mi piace, così almeno possiamo anche dialogare. E se siete per la prima volta alla visione di questo video e volete seguire tutta la serie o volete un po' divertirvi con noi, che ormai stiamo diventando un gruppetto, mi raccomando iscrivetevi al canale. E da Mr. Taika adesso è davvero tutto. Ciao a tutti, ragazzi!